San Gregorio Magno, Papa, e Magno, cioè grande, perché da monaco benedettino, salito dal soglio pontificio, trasformò tutta la curia romana, i suoi tempi, in un luogo di preghiera continua. Poi celebre il canto gregoriano, lì sarà lui, le messe gregoriane. Però quello che non sapete, forse è una leggenda, una realtà, che la madre era dei Vizzini, dicono così. Il Vangelo che è stato preparato per questa festività è tratto sempre da San Luca. Capitolo quinto, versetti 1-11. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salivano in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci. E le reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. A vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È sorprendente l'azione, l'opera di Gesù, fatta a piccoli passi, uno dopo l'altro. Scorge la barca di Simone, se ne serve per la predicazione. Primo passo. Dopo dice a Simone di prendere il largo a pescare, è di giorno già, e il pescatore di professione dice: Gesù, abbiamo lavorato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, però sulla tua parola, ecco la fede di Pietro, sulla tua parola getterò le reti. Secondo passo. Terzo passo, buttano le reti e prendono una grande, enorme quantità di pesci che non poteva entrare in quella barca. C'era un'altra barca, la chiamarono e anche quella barca si riempì di pesci.
tanto che Pietro e tutti erano stupefatti. E Pietro deve confessare: sono un peccatore, non merito questo. Questo faccio rilevare che l'altra barca non è la barca di Pietro, c'è tutto un significato del suo che si serve della barca di Pietro per la sua azione. Non basta la barca di Pietro. C'è bisogno di un'altra barca. Qualcuno ha interpretato dei laici, perché non può fare tutta la barca di Pietro, ma ci sono le altre barche di cui ha bisogno Gesù e ha bisogno anche Pietro. Giungono a riva. E Gesù li chiama, chiama lui, chiama i figlioli di Zebedeo, Giovanni e Andrea, e lasciato, ecco l'ultimo passo dell'azione di Gesù, lasciato tutto, quindi il re del padre, lo seguirono. Ora ci vuole veramente molta fiducia in Gesù, che ci chiama a cose impossibili. San Gregorio Magno era di malferma salute e nonostante la sua malferma salute era capace di scrivere personalmente a qualche fedele secondo la sua necessità, quindi non aveva riposo, veramente guidava la barca di Pietro, o meglio, si lasciava guidare da Gesù, in modo che la barca di Pietro andasse velocemente. E il miracolo della pesca enorme di pesci con l'aiuto di altri è significativo che se noi pensiamo purtroppo erroneamente che la Chiesa soltanto sono i papi, i vescovi, i sacerdoti, è chiaro che non ce la possono fare. Tutti i battezzati e con l'altra barca, tutti i battezzati debbono pescare, devono aiutare a pescare. Non ti farò pescatore di pesci, ma pescatore di uomini. È un grande ministero che il Signore affida a Pietro e a tutti i cristiani. Perché si veda l'opera sua. Ripeto, San Gregorio Magno, tirato fuori dal monastero dove stava tranquillo e sereno, viene buttato praticamente sul mare, su una barca in piena tempesta, e si lamenta che stava meglio in monastero che a fare il pastore delle anime. Ma il Signore si serve delle persone umili, delle persone anche di salute gracile, per come le sue meraviglie, perché nessuno si vanti sulla conquista delle anime. E Gesù che ordina, che aiuta a pescare le anime, che è molto difficile. È più facile pescare i pesci, anche pochi, anche con una mala nottata, che pescare le anime, cioè convincere le persone.
come si fa a convincere le persone. Non abbiamo né l'abilità e nemmeno la capacità. Ma il Signore si serve di persone che giustamente non possono convincere gli uomini della verità. Ma Gesù si serve delle persone incapaci, deboli, per confondere i forti. E sceglie il nulla per confondere il tutto. Perché si veda l'azione di Dio e non l'azione degli uomini. Gli uomini siamo strumenti nelle sue mani. Grazie Gesù per farci strumenti della tua opera grandiosa, che a noi pare impossibile. Non abbiamo preso niente tutta la notte, non abbiamo salvato nessuna anima. Signore, ma come possiamo fare? Oh, butta la rete, annunzia, annunzia, opportunamente o importunamente, annunzia, fallo sapere. Quello che avete saputo sottovoce, in cantina, salite sui tetti e proclamatelo a tutti che Dio c'è e che agisce, che Gesù è vivo ed è risorto e quindi opera anche oggi. Abbiamo questa fiducia, chiediamo al Signore questa grazia, questo dono della fede, che anche la fede è un dono, una grazia che viene data a tutti. Si tratta di saperla accettare e sapersi accettare nella nostra inutilità, perché trionfi la potenza di Dio in noi attraverso Gesù lo Spirito Santo. Amen. Celebriamo San Gregorio Magno. La mia dovrebbe essere una benedizione papale. Il Papa Francesco ci benedice, ma vuole anche essere benedetta. E mi si è pregata per me. Anche San Gregorio Magno aveva la stessa espressione. Pregata per me, perché non mi perda. Quindi la benedizione che diamo e che riceviamo serva a spronare, ad accettare la grazia di Dio della fede. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Il sensibile per intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Gregorio Magno e San Michele Arcangelo, il sensibile per me dai malati più sofferenti, alle terminali, alle persone sole e abbandonate, disperate, ai carcerati che sono più disperati degli altri. E a tutti noi, a tutti voi, perché possiamo avere questo grande dono di Dio ed accettarlo, la fede. Anche la fede è una grazia di Dio, tutto è grazia. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.